il principe William ha rivelato una delle sue speranze per i suoi amati figli Prince George, Princess Charlotte e Prince Louis durante una toccante chiacchierata con un bambino. Il principe William ha stretto un legame con l'undicenne Deacon Glover mentre visitava un centro a sostegno delle persone vulnerabili a Burnley, nel Lancashire. In compagnia di Kate, duchessa di Cambridge. Duca si è seduto con lo scolaro e ha parlato con lui del loro comune amore per il calcio e del dolore, durante l'incontro, per il quale era in compagnia della bisnonna Carol Ellis, Deacon ha indossato con orgoglio una maglia del Burnley FC. Pertanto, il Duca gli ha chiesto delle prospettive della sua squadra. Continuando a chiacchierare, William ha menzionato la sua squadra del cuore, l'Aston Villa. E ha rivelato che spera ancora che i suoi figli un giorno si uniranno a lui nel suo famoso amore per il club di Birmingham. Parlando del principe George, della principessa Charlotte e del principe Louis, William ha detto, «Ho bisogno di diffondere un po' l'amore, il principe George è noto per essere un appassionato di calcio. La scorsa estate, si è unito a sua madre e suo padre allo stadio di Wembley per tifare per l'Inghilterra durante Euro 2020. Due anni prima, nell'ottobre 2019, George e sua sorella Charlotte erano stati avvistati sugli spalti di Carrow Road a guardare la partita Norwich City contro l'Aston Villa. Il primogenito dei Cambridges è apparso felice di vedere la squadra di suo padre vincere ed è stato visto esultare per ogni gol segnato da Villa. Mentre continuavano a parlare di calcio, il duca di Cambridge ha rivelato a Deacon che suo padre, il principe Carlo, era un sostenitore del Burnley FC. Ha detto, ho scoperto solo pochi anni fa che mio padre è un fan di Burnley. Durante la loro chiacchierata, durata circa 15 minuti, William ha anche stretto un legame con Deacon per la perdita di sua madre. La mamma del ragazzo, Grace Taylor, è morta l'anno scorso all'età di 28 anni.